Si è conclusa in positivo la 18ª edizione del Brodetto Fest, l'evento che mette in risalto il piatto simbolo del mare Adriatico, il brodetto appunto. Scelta azzeccata quella del 2020 sia per la gestione degli spazi del Lido sia per il format che ha reso protagonisti i 30 punti di ristorazione della città, dal centro fino al mare. Diverse le modifiche all'evento dovute alle restrizioni da coronavirus, che non ha fermato però la grande partecipazione di pubblico per i tanti appuntamenti organizzati, come i cooking show con i grandi chef del momento, le degustazioni al Palabrodetto, i talk show e della riuscitissima uscita in barca alla scoperta delle raccolte delle vongole in mare. Numerosi i turisti arrivati a Fano dalle località vicine e anche dalle varie regioni d'Italia per gustare uno dei piatti più rinomati fanesi. Grande soddisfazione da parte dell'organizzazione e del presidente di Confesercenti di Pesaro Urbino, Pier Stefano Fiorelli. Mettere in piedi un festival in queste condizioni non era assolutamente semplice, soprattutto con queste regole e con le difficoltà di avere già organizzato il festival per il weekend del 1° maggio. Perciò ci ritroviamo, anziché aprire la stagione estiva fanese, ci ritroviamo a chiuderla. Però malgrado tutto c'è stato uno sforzo incredibile, non solo di Confesercenti ma di tante persone che hanno lavorato alla realizzazione di questo evento in maniera incredibile per poco più di un mese. Perciò in poco più di un mese siamo riusciti a portare comunque a realizzare qualcosa che comunque al 18esimo anno bisognava fare. Noi dobbiamo rappresentare la città, la voglia di ripartire, la voglia di rimettere in piedi tutto quello che è il comparto del turismo, il comparto mettendo insieme tutte quelle forze che oggi rappresentano la città di Fano. Tra chi ha voluto fortemente la manifestazione è anche l'amministrazione comunale, che ricorda come questo evento caratterizza fortemente la città e anche per appoggiare il comparto dell'ospitalità e della ristorazione, che in questi lunghi mesi hanno subito una forte crisi. Sappiamo tutti cosa abbiamo attraversato, qual era il momento, tante edizioni in giro per l'Italia, vari eventi non sono stati rinviati, noi l'abbiamo ripensata, rimodulata e siamo riusciti a organizzare anche la 18ª edizione. Era quella della maggiore età, non si poteva non celebrarlo. Per chi ancora non ha avuto modo di gustarsi un buon brodetto, l'organizzazione ha programmato dal 19 settembre fino al 18 ottobre Fuori Brodetto, l'iniziativa collaterale del festival che coinvolge i ristoranti della provincia nella promozione del brodetto al prezzo convenzionato di 20 euro.